ma possiamo anche fare diventare cabaret una barzelletta. Ci racconti quando gli hanno chiesto delle pellicce? Diciamo che una volta mi è arrivata una telefonata un po' strana. Mi ha chiamato uno sceicco dai Parisiani, mi fa: dottore? Dico: prego. Dice: senta, ho bisogno di lei. Dico: guarda, io sono ginecologo, controllo le femmine, mica i maschi, devo andare dall'andrologo. Dice: no, no, mi serve proprio lei. Dice: che cosa posso fare di lei? Dice: dottore, c'ho un problema io di direzione che non, praticamente non... no? Dice: ripeto, deve andare dall'andrologo. Dice: no, 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 no. Dice: siccome ho sentito, mi deve fare lei una pelliccia. Sì. Allora, che pelliccia io? Due portoni avanti sta. Dice: no, mi deve fare una pelliccia con i peli di pube di donna. E come fai? Può fare una pelliccia? Quanti peli di donna devo fare? Detto, mi dispiace, ho detto, non gliela posso fare. Mi fa: peccato, dice, ero disposto a pagare anche 10 milioni di euro. Dice: mo ti faccio la pelliccia. Come ho fatto? Ho chiamato tutte le mie pazienti. Sì. Insomma, io le ho detto: signore, mi dispiace, ma c'è una specie di invenzione in giro, vi devo radere a tutte che per sicurezza, eccetera, eccetera, no? Allora, ho fatto la pelliccia. Ho fatto la pelliccia e ce l'ho data allo sceicco. Questo mi ha dato 10 milioni e se ne è andato. Io, beh, tutto contento, 10 milioni. Ha chiamato poi? Sì, poi chiama. Poi, solo che dopo 3 giorni mi ha chiamato... Vabbè, ha chiamato, cosa ha detto? L'ha indossata, cosa... Ha detto: dottore, fantastico! Ha detto: tutto a posto la pelliccia? Sì, dottore, pensi che... Come metto la pelliccia? No, come metto la pelliccia? Faccio così? Buono, non si capisce! Subito! Invece poi stava dicendo, ha chiamato... E poi ha chiamato un altro sceicco, ha detto: dottore, ho visto il mio amico sceicco che mi ha dato la pelliccia, io avrei lo stesso problema, sa, con tante femmine... Nell'area, mi dice, anch'io avrei lo stesso problema. Dice: mi deve fare anche a me una pelliccia con i peli di pub di donna. Ho detto: mo, dove cazzo li vado a prendere quei peli? Perché ho già nascosto i miei clienti. E che ha fatto? E che ho fatto? Ho detto: guarda, mi dispiace, deve aspettare qualche mese. Dice: no, la voglio subito, sono disposto anche a pagare 20 milioni di euro. E ce la faccio subito, ho detto. E come ha fatto? E come ho fatto? Ho chiamato tutti i mariti delle mie pazienti e dice: signori, purtroppo l'infezione dalla moglie passa pure al marito, vi devo radere pure a voi. Cioè, ho preso tutti i peli dei mariti, tanto mi se ne accorge, sono peli di pub di donna o peli di pub di uomo. Ci ho fatto la pelliccia e se ne è andato tutto contento, spende 20 milioni. E ha chiamato dopo 2 o 3 giorni, mi ha fatto: dottore? Ho detto: sì, tutto a posto, la pelliccia l'ha indossata. Dice: sì, però c'è un problema, che quando mette la pelliccia mi viene da stringere subito le chiappe. Questa è una barzelletta per farvi capire come si può fare anche il cabaret. Grazie, si vada a cambiare perché adesso ci sarà una lezione di sessuologia.